Giossito Entracque. Siamo qua dal ponte e vediamo che cosa si può osservare. Cose che una persona normalmente osserva, ma io vi darò il punto di vista geologico. Innanzitutto vediamo qua il corso d'acqua in versione invernale, ma di particolarità c'è da vedere che il corso d'acqua passa sotto tutta questa montagna di neve che è stata buttata in alveo per appunto spostare la neve dalle strade. Quindi è veramente pazzesca questa montagna di neve. Il corso d'acqua qua in questa zona si vede che scorre praticamente un terrazzamento e si è incassato in questa parte di alveo, quindi possiamo anche già vedere, notare un terrazzamento fluviale dove l'alveo si è successivamente approfondito. Cosa andiamo a osservare ancora? Andiamo a osservare che il versante è sostenuto da delle opere di sostegno, ma andando a vedere nel particolare delle opere di sostegno, vediamo che sono state costruite direttamente su roccia, quindi hanno un peso, un appoggio valido in roccia. Quindi vediamo tutta questa panoramica di questo alveo in versione invernale, questo alveo in versione invernale, eccolo qua, vedete, qua si apre il cancello e viene buttata la neve in alveo, ce n'è veramente tanta, quasi a riempire tutto il ponte. Quindi pian piano la neve si muoverà in discesa. Vediamo se possiamo osservare dei movimenti della neve, che possono essere anche i movimenti che osserviamo in un ghiacciaio. Quindi vediamo innanzitutto che là c'è un crepaccio, quindi la neve si sta spostando, sta scendendo. Vediamo se ci sono degli altri crepacci, là si vedono delle forme di allontanamento, ma no, ecco, non si vedono dei veri e propri crepacci, quindi il tutto, questo arco di neve e ghiaccio, è ancora abbastanza stabile. Andiamo a vedere l'altra parte del corso d'acqua. Oh, il corso d'acqua è in piena, vedete come gira, e lì vedete come scava, come l'acqua scava. In particolare vediamo quelle forme di erosione del corso d'acqua, possiamo osservare marmitte, quindi nei vari giri che l'acqua faceva. Adesso l'acqua sta girando lì e sta scavando lì, ma in passato l'acqua creava dei vortici e delle erosioni, quindi in quei punti là, e quindi ha scavato queste classiche forme. Cosa vedo ancora? Questa bellissima casa, questa casa mi piace particolarmente perché è una casa proprio sul fiume, sul fiume, e in particolare cadrà questa casa, è stabile o non è stabile? L'appoggio della casa in roccia, diciamo, è abbastanza stabile. Perché abbastanza stabile? Perché adesso andiamo a prendere il quadernino, perché così spiegherò meglio col quadernino che ho lasciato qua sulla bicicletta. Seguitemi. Perché è abbastanza stabile l'appoggio di questa casa? Perché gli strati sono messi verticali così, quindi è un versante, diciamo, a franappoggio puntato, quindi potrebbero staccarsi piano piano delle scaglie, e quindi diciamo che non è proprio la situazione geologica massima. Quindi tutta questa bancata di strati arenacei hanno una giacitura subverticale con immersione nella direzione del letto fluviale. Di qua cosa osserviamo? Osserviamo anche qui il fiume che passa tutto sotto praticamente, e la neve è spostata dalle valanghe. Cosa posso ancora osservare da qua, da questo punto panoramico del ponte? Posso osservare il monte Lausa, da lassù c'è un sentiero che si arriva fino in monte, in cima al monte c'è una vista eccezionale di Entracque, Gli strati anche del monte Lausa hanno questa giacitura, quindi sono inclinati quasi subverticali. Lì si vede una zona dove non c'è il bosco, quindi cosa vuol dire? Che da là in cima si staccano le valanghe e scivolano giù
per il bosco, quindi questa zona dove c'è un accumulo di neve che scarica poi lungo il versante. Cosa vedo ancora? Delle emergenze idriche, l'acqua della neve si infiltra e sono delle piccole emergenze idriche in roccia. Cosa vedo ancora? Da qui vedo che ha nevicato, però a quote alte, quindi il limite della neve era molto alto e quindi possiamo osservare il limite della neve. Andiamo a vedere anche da altre parti. Questo limite della neve non è ben chiaro di là sul Monte Rai. Di là c'è il Monte Rai con il ripetitore, eccolo qua, il Monte Rai con il ripetitore. C'è una bellissima strada in bicicletta completamente chiusa al traffico che arriva fino al ripetitore del Monte Rai per una lunghezza di 10 km e 1000 metri di dislivello, quindi una pendenza costante del 10%, ma la strada è veramente panoramica, si può godere di una vista veramente veramente eccezionale. E cosa vedo ancora? Vedo qua il super geologo Berta. Ciao a tutti, seguitemi al prossimo punto geosito di interesse geologico.